Teresa Petrambolini, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Perché un premio sulle buone pratiche in sanità? Un premio per le buone pratiche in sanità, intitolato a un operatore sanitario, Gravesini, che aveva sposato l'umanizzazione dei servizi, che purtroppo poi è morto, è nato proprio da questa idea che se ci sono buone pratiche, cioè vale a dire se ci sono delle cose che funzionano, degli operatori impegnati che le fanno funzionare al meglio, vuol dire che questo si può fare da tutte le parti, che quindi la nostra battaglia per i diritti è una battaglia per cose che si possono vedere, si possono ottenere, si possono fare. Ne è una prova il fatto che ci siano tutte queste buone pratiche. Quando è nato il premio Gravesini? È nato nel 97, quindi è una cosa che è andata di pari passo con la nascita del servizio per salute, vale a dire il nostro rafforzamento della capacità di tutelare i diritti violati. Quindi noi abbiamo messo accanto i diritti violati da una parte e il premio, favorire, disseminare tutto ciò che di buono che nella sanità c'è. Questo non è molto bene, mi sono inceppata.